Toscana, Umbria e Marche uniranno i loro uffici di rappresentanza a Bruxelles. Allora il primo segnale di una probabile unione, ovvero della macroregione dell'Italia centrale. Il primo passo verrà effettuato oltre confine, a Bruxelles. Toscana, Umbria e Marche uniranno lì i loro uffici di rappresentanza. Stesso passo che le tre regioni sperano di poter fare al di qua dei confini nazionali. È il segno del percorso di avvicinamento alla possibile creazione di una macroregione del centro Italia. Ad annunciare la svolta il presidente della Toscana, Enrico Rossi. L'ufficio unico sarà istituito grazie ad un apposito protocollo d'intesa tra le tre amministrazioni regionali che verrà siglato il 16 giugno proprio nella capitale belga ed Europa. Un unico ufficio a Bruxelles è importantissimo perché, come voi sapete, gran parte dei fondi europei sono gestiti dalle regioni, gran parte dei finanziamenti che noi gestiamo e delle politiche di coesione, come si dice, per lo sviluppo e per la coesione sociale che facciamo, passano di lì. Poi si passerà ai gradini successivi, la regione dei due mari, insomma, pare davvero fare sul serio. Può nascere davvero una regione dell'Italia centrale che non può avere nulla da temere allora rispetto alle grandi regioni dell'Europa. In Francia di recente è stata fatta una riforma in questo senso che ha ridotto da 22 a 13 le regioni. E nemmeno delle grandi regioni d'Italia, a quel punto potremmo anche dire alla Lombardia di darsi una calmata. Sempre in giunta è stata poi stanziata una somma di 4 milioni di euro per ridurre i tempi d'attesa per i trapianti. È una delibera nella quale si individuano, diciamo, delle risorse aggiuntive per le aziende sanitarie che metteranno in piedi progettualità che possano aiutare il tema della donazione degli organi. Approvato inoltre il regolamento attuativo della legge regionale sulle concessioni demaniali marittime, che tanto era stata contestata. Oggi abbiamo completato il percorso.